pensavano, ho 45 anni, sono da livello a sindaco per Somma Vesuviana. Cari cittadini, questi sono gli ultimi giorni della campagna elettorale, vorrei rappresentarvi ciò che è successo in questo mese. Sono stati in ogni angolo della nostra città, ho cercato di spiegare e presentare la mia persona. Non tutti mi conoscono, ma quelli che mi conoscono sanno in che modo vivo la mia vita, se e come sono presente sul territorio. Ho sempre fatto del mio lavoro una virtù, ho imparato tante cose dal mio lavoro e tra queste la legalità. La legalità che mi appartiene, che è insita in me e che porterò avanti anche nella casa comunale. Partendo da questo primo punto, voglio invitarvi ad un voto libero, serio, sincero e non di compromesso. Somma Vesuviana ha bisogno di una vita certa, di una vita sicura ed io ben saprò rappresentarvi in ogni sede, in ogni luogo. Cosa proporre nei primi 100 giorni del mio mandato? Scuole e quindi bambini, la loro sicurezza, il loro essere bambini e stare tranquilli all'interno del plesso scolastico e poi mi dedicherò soprattutto alle strade, alla segnaletica orizzontale di queste strade ormai disastrate, cercherò di curare la pulizia, di far curare la pulizia di queste strade. Due arterie principali sono da rifare e soprattutto nei primi 100 giorni cercherò di dare subito un'impronta alla macchina organizzativa della comunale. Cercherò e farò insieme ai miei amici che mi daranno una mano alla mia giunta, io non li considero assessori, ma soprattutto io mi devo fidare di loro, quindi avrò con me delle persone sicuramente serie, sicuramente rappresentativi di un modo di pensare diverso rispetto al passato, non appartenenti a nessun amico, a nessun fratello, perché noi siamo diversi. La diversità si vedrà subito, perché noi lavoreremo alacremente dalle 8 di mattina fino a tardi la sera affinché Somma Vesuviana diventi una città normale. Cosa intendiamo per normalità? La normalità delle piccole cose, partendo dalle cicche sul marciapiede, ai giardini ben curati e poi, parlando di giardini, mi viene in mente un sogno, vedere Somma Vesuviana che abbia una piazza dove si può fare aggregazione. Ecco, questi sono delle piccole cose che bisogna assolutamente fare subito. Io vorrei dare un segno di tranquillità a Somma Vesuviana. Somma Vesuviana è degna di storia, è degna di cultura, è piena di queste cose. Ebbene, dobbiamo far uscire anche un po' fuori il nostro sentimento di essere sommesi, perché noi stiamo vivendo un periodo un po' di oblio. Somma non può vivere nell'oblio, Somma ha bisogno che le menti pensanti di Somma Vesuviana ci aiutino a migliorarlo. Ecco, il senso mio è di dare quella trasparenza amministrativa, quell'impegno giornaliero, quella onestà intellettuale, onestà che è piena del mio cuore. Io ringrazio i miei competitor perché mi hanno dato il segnale che qualcosa di diverso io potessi dire in questa campagna elettorale. E io l'ho fatto senza se e senza ma. Ho sentito di modi discutibili di fare politica sul territorio, di compravendite di voti, di spese, si dicono in gergo, spese fatte a alcuni cittadini bisognosi. Vedete, io capisco il bisogno di alcune persone che non possono arrivare a fine mese, capisco tutto, ma non capisco questi competitor, questi candidati consiglieri che promettono posti di lavoro, che promettono sogni irrealizzabili. Ebbene sì, il lavoro è una cosa importantissima, ma il lavoro si deve creare, un buon sindaco deve portare sul territorio
attraverso degli strumenti comunali, quali il PIP ed il PUC, deve portare lavoro. E noi faremo questo, faremo un PIP leggero nella zona dove è stato scelto, in via Pomigliano, via Pizzone Cassante, e faremo un PUC serio. Divideremo la nostra città in zone e in quelle zone porteremo tutti i servizi essenziali affinché insomma lo Sugliano riparta. Mi occuperò assolutamente della città buia, come si dice, ci sono zone periferiche che non hanno le luci e quelle luci che ci sono ormai obsolete, abbiamo bisogno di energia verde e noi attraverso gli amici verdi, gli amici faremo in modo che questi progetti vadano avanti. Non voglio, avendo parlato di partiti, vi dico anche quali sono i partiti che mi rappresentano. Ci sono i Verdi, c'è il Partito Socialista Italiano, l'UDC, la lista Liberamente, la lista Siamo Sommesi e non per ultima Svolta Popolare, che da lì nasce il mio progetto, la mia sfida per rappresentarvi come primo cittadino, come cittadino di somma, primo cittadino. Niente, ho notato ultimamente una questione a me molto sentita, la chiusura della statale 268. Ebbene, molti vedo un viavai di mezzi pesanti e ultra pesanti sul nostro territorio, alcune strade come via Macedonia sono imprigionate ormai dal traffico e dai rumori molesti e dal peso che questi camion portano su quel territorio. Ebbene, noi faremo in modo che ci sarà una deviazione nelle mura cittadine, meno smog, meno traffico, meno mezzi pesanti. Faccio un appello agli elettori del PD, orfani in questo momento storico della lista all'interno di questa competizione elettorale. Volevo ricordarvi, cari concittadini, che nelle mie liste ci sono ben rappresentati i valori del centro-sinistra, con il Partito Socialista Italiano e il Partito dei Verdi. E vorrei anche ricordarvi che per ben 2 anni mi sono confrontato con i consiglieri comunali del Partito Democratico, con i quali abbiamo fatto una seria opposizione all'amministrazione precedente. Vorrei dire anche un'altra cosa, che per me è insita nel mio modo di essere. Io vi saprò ben rappresentare, vedete, i valori politici di un partito. Scendendo su un territorio come il nostro, valgono tanto, ma in questo momento sono rappresentati dagli uomini che saranno a capo della compagine amministrativa. Io credo nei vostri valori, ma ho i miei valori, e se i valori sono la famiglia, il rispetto delle regole, il rispetto dei ruoli, io sono il vostro amico, io sono il vostro sindaco, io sarò il vostro cittadino di sopra. Sarò, mi ripeto, l'amico che incontrerete in mezzo alla strada, a cui potete dire tutto. Io vi saprò rispondere e spero di non solo rispondere, ma anche darvi delle risposte serie. Quindi valutate la mia posizione, votate soprattutto con coscienza e non per ripicca. Sono Pasquale Piccolo, sono un sindaco uscente dimissionario. Come a voi e a tutti noto, io sono andato via 2 anni e mezzo prima della scadenza naturale del mandato. Quello che mi ha indotto a fare questo gesto è stato purtroppo che mi sono reso conto dopo un certo periodo di mesi che ormai era impossibile andare avanti per i continui veti incrociati che c'erano all'interno della mia maggioranza, che purtroppo devo dire, con sommo rammarico, è nato in un modo molto tumultuoso, molto tormentata. Infatti io sono stato vittima nel corso di questi 2 anni e mezzo di 2 crisi inspiegabilmente senza motivo. Qualcuno in campagna elettorale mi ha accusato di mancanza di dialogo, ma io vi sfido a trovare una riunione nella quale qualcuno mi abbia creato qualche problema o mi abbia chiesto qualcosa che non abbia risposto. Mi sono trovato soltanto all'indomani, dopo un mese, 2 mesi, delle richieste di verifiche, di cambi di giunta, di poltrone, cioè non c'è stata una riunione di maggioranza nella quale io non abbia dovuto scontrarmi con gli altri amici di cordata sulle eventuali spartizioni di poltrone, di ricatti politici ovviamente.
Questo fatto negli ultimi 8 mesi mi ha impedito effettivamente di poter andare avanti con una certa tranquillità, ciò per cui la mia determinazione è stata quella di andare a casa. Adesso mi ripropongo perché ritengo che le stesse motivazioni per le quali sono stato indotto ad andare a casa sono motivazioni inverse, perché questa volta io ho cercato di creare una squadra più leggera, più agile, più svelta. Infatti, come vedrete, mi sono presentato soltanto con 2 liste. Liste sono fatte per la maggior parte di giovani, di gente nuova della politica. Infatti, se date una lettura attenta di queste liste, all'interno delle stesse vi troverete uno, massimo 2 persone che hanno rappresentato qualcosa nella precedente amministrazione. Io ritengo che se dovesse effettivamente andare tutto secondo le nostre previsioni, noi avremmo veramente dato una svolta alla politica di questa città. Infatti, tutti coloro i quali hanno rappresentato qualcosa nella vecchia amministrazione non ce ne sono. Anzi, hanno trovato cittadinanza nelle alcune liste dei miei competitors, a cui faccio gli auguri di un buon lavoro, perché gli auguro che non possa succedere a loro quello che è successo a me. Io, per quanto mi riguarda, per i famosi 100 giorni, è una questione che non mi interessa per un motivo soltanto. Io non devo fare altro che già dal giorno dopo riprendere a lavorare quello che ho lasciato in sospeso. C'è tanto ancora da fare, insomma. Ho fatto delle progettazioni e devo soltanto portare avanti. Ho messo mano al PUC, ho messo mano al PIP, ho messo mano a una cittadella scolastica, ho messo mano all'allargamento del cimitero e c'è tanta altra cosa, insomma, da portare avanti. Io mi auguro che voi riponiate in me la vostra fiducia, anche perché possiate approfittare di questa esperienza che ho maturato nel corso di 2 anni e mezzo. Io sarò sicuramente operativo, i miei atti sono, come tutti sapete, sono assolutamente trasparenti. Infatti ho sentito e mi è fatto piacere in un sondaggio che ha fatto il consigliere popolare pochi giorni fa in piazza, quale ha detto che finalmente dopo un certo numero di anni è riuscita ad avere accesso agli atti, quindi sì, i miei atti sono trasparenti, gli ho dato la possibilità a tutti voi cittadini di poter accedere in qualsiasi momento. Se voi ritenete che io sia ancora all'altezza di portare avanti quei programmi che mi erano previsti nel 2014, vi invito a votarli e ad avere ancora una volta di vincere. Sono Giulio Salmino, ho 35 anni, faccio l'avvocato. Vivo a Somma di Sulema dalla nascita, sono il portavoce del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 11 giugno. Questa è la mia seconda candidatura, infatti già mi presentai 3 anni fa, è una candidatura voluta dal gruppo, un gruppo che da circa 4 anni è presente sul territorio. Un gruppo che in questi anni ha sempre lavorato sia a livello territoriale e si è anche interfacciato con le istituzioni sia locali che sovraccomunali affinché la città di Somma di Sulema diventi una città migliore. Diciamo che la nostra candidatura nasce sostanzialmente dalla rabbia, dalla volontà di non vivere più in un paese come Somma di Sulema, un paese che un tempo era un paese però florido, era a nostro giudizio la perla del Vesuviano, e che purtroppo però negli ultimi anni, specificatamente nell'ultimo decennio, ha imboccato un percorso di declino che ci ha visto comunque surclassare da tutti i paesi limitrofi. Insomma, ad oggi ha tanti problemi, non abbiamo spazi verdi, non abbiamo strutture che possano essere utilizzate dalla collettività, come ad esempio il palazzetto del sport, ma una piscina comunale. È un paese a cui mancano i servizi essenziali, manca l'ordinario, le strade non sono percorribili. Abbiamo un borgo che è uno dei più belli della provincia di Napoli, l'unico borgo della provincia di Napoli ad essere murato, un borgo però abbandonato a se stesso. Dal punto di vista amministrativo i problemi sono altrettanto gravi, non vengono svolte le gare principali dell'amministrazione da tempo, siamo in regime di proroga per quanto riguarda sia i tributi, sia il cimitero, sia il servizio di ambiente del comune. Quindi noi ci proponiamo, qualora i cittadini ci dessero fiducia, di fornire un'inversione di tendenza a questo declino.
noi vogliamo risollevare, insomma, lo vogliamo risollevare da persone che sì, è vero, sono tra virgolette inesperti, perché nessuno di noi ha ricoperto nessun incarico politico, però mi permetto di dire, da persone competenti abbiamo una lista fatta di professionisti, di giovani e meno giovani, che si mettono la propria faccia su un territorio difficile, che si impegnano quotidianamente per la nostra città. Cosa vogliamo fare? Questa è una domanda difficile, potrei parlare per ore. Diciamo che se dovessi diventare sindaco, nei primi 100 giorni ci sarebbero molte cose da fare. Con il primo atto però io mi impegnerei a fare un'approfondita analisi della situazione del comune, sia a livello amministrativo sia a livello economico-finanziario, prima di adottare qualsiasi provvedimento. Vogliamo cercare di capire un po' come sta la situazione. Questa è una procedura che è stata anche adottata in altri comuni 5 Stelle, perché noi sostanzialmente vogliamo avere il chiaro sull'operato delle passate amministrazioni. Dal punto di vista delle attività, noi vorremmo procedere ad un rifacimento del mando stradale, all'avvio dei lavori dello stadio comunale Fecinappi, anche perché abbiamo scovato dei fondi, c'erano quindi due mutui dal 2010 che giacevano inutilizzati nelle piaghe del bilancio, e vogliamo essenzialmente ridare lustro al borgo della città. Vogliamo lavorare con le associazioni, vogliamo ascoltare tutte le voci della città e magari trarre spunti e suggerimenti per capire come muoverci. Faremo una squadra di governo competente. Il nostro vantaggio è avere un'unica lista, quindi questo ci potrebbe permettere di non avere lacci e lacciuoli, non c'è nessuno che ci può tirare per la giacca, e quindi l'unico criterio per scegliere gli assessori 5 Stelle è un criterio di competenza. Noi vogliamo scegliere uomini e donne competenti, uomini e donne esperti nel settore, perché insomma bisogno di esperti, e soprattutto insomma bisogna bisogno di governabilità. Questa che ci accingiamo ad affrontare la quinta elezione in 10 anni. Il problema dell'ingovernabilità secondo me è stato il problema principale di Somma Suliana, perché senza la governabilità non c'è progettazione. Le perite dei fondi europei per costruire il parco pubblico di turno oppure la cittadella scolastica richiede un impegno di energie e di competenze che deve gioco forza essere spalmato su una almeno su un mandato intero. Quindi noi se un governo dura meno di 5 anni difficilmente riuscirà a portare a termine il progetto. Noi siamo forse l'unica forza politica che può assicurare il criterio della governabilità, perché noi ci presentiamo con una lista. Altri progetti che abbiamo è quello di potenziare gli uffici comunali. Sappiamo che l'organico comunale è sottostimato e ci è arrivata a nostro sostegno una legge statale che ha sbloccato limitatamente le assunzioni nei comuni. Vogliamo bandire concorsi pubblici, vogliamo aumentare l'organico dei vigili urbani e vogliamo comunque svecchiare gli uffici comunali. Insomma, bisogno di giovani, giovani che si danno da fare, giovani a cui dare anche un'opportunità. Troppi sono i giovani sommersi che stanno lasciando il nostro territorio, non possiamo permetterci tutto ciò. Dal punto di vista occupazionale vorremmo incentivare le imprese a stanziarsi sul nostro territorio. Infatti una nostra priorità sarà quella di redigere il PIL e di attirare investimenti sul territorio. Anche qui
La politica non può dare direttamente posti di lavoro, chi gli dice questo gli dice una grossa bugia, però la politica può lavorare affinché si creino le condizioni per creare posti di lavoro. Noi vogliamo attirare le imprese, vogliamo farli vivere il centro storico del Casamare, anche attraverso l'apertura di piccoli locali commerciali o artigianali. Vogliamo attuare una politica di defiscalizzazione per queste attività e quindi noi saremo aperti a tutti gli imprenditori che vorranno investire sul nostro territorio, che magari assumeranno giovani disoccupati sommersi. Sempre per l'emergenza lavoro vorremmo sfruttare meglio quella che è la nostra miniera. La miniera, insomma, è secondo noi il turismo, che può essere sia inteso come nel senso classico del termine, sfruttando le tante attrazioni che ha il nostro territorio, come ad esempio la Villa Custer, il Castello d'Alagno, il complesso monumentale di Santa Maria del Corso e il borgo storico Casamare, però noi vogliamo ampliare il concetto di turismo, ampliandolo anche al concetto di turismo enogastronomico, turismo agricolo,